quello che io ritengo immorale, che decidere se concedere l'arresto o meno si vota egli stesso. Ecco, già questo fa capire in che conflitto di interessi ci si Se trova. lo prevede Se il poi, regolamento, insomma. ma è un regolamento che il fatto stesso che nessuno si preoccupa a cambiarlo, già questo è una vergogna in sé. Perché è evidente che lo scopo è quello di garantirsi l'impunità e non di assicurare alla Quindi giustizia lei una dice, insomma, persona. il fumus persecutionis era l'unica questione da Questo accertare ci e insegna invece. la scuola al primo anno Va bene. di giurisprudenza. In Parlamento, però, ripeto, il Parlamento oggi ha violato la Costituzione. Mi auguro che il Presidente della Repubblica se lo ricordi. Il Presidente della Repubblica ce l'ha un po' con lei oggi, poi ne parliamo. Anch'io ce l'ho un po' con chi non rispetta la Costituzione. Il Parlamento non l'ha Ha detto che lei rispettata. fa volgari insinuazioni a proposito del Resta il referendum. Lei fatto che conferma? Conferma che c'è stata una regia del Quirinale del Capo dello Stato? E mi riferisco alla vicenda del referendum, della bocciatura del referendum elettorale da io parte della confermo che Corte. c'è una regia del sistema dei partiti, che la dimostrazione, stiamo parlando di Cosentino e poi parleremo anche dell'altra vicenda. E la dimostrazione è quel che è successo oggi in Parlamento. Ieri c'era una maggioranza che doveva dare l'autorizzazione all'arresto. Questa notte è successa quella stessa cosa che è successa la notte del 14 dicembre. Qualcuno ha venduto l'anima al diavolo. Oggi Berlusconi esce come un vincitore, cioè il voto di oggi è la dimostrazione che è ancora Berlusconi a tenere in mano le redini di questo paese, della maggioranza e quindi anche il governo Monti? Che segnale è, Di Innanzitutto Pietro? io credo che possiamo dire che Monti non ci azzecca niente, il governo Monti. Questa è una questione che riguarda il Parlamento. Il Parlamento ha preso una decisione. Nei confronti di una persona, semplicemente perché è parlamentare, non si devono applicare le stesse regole che si applicano nei confronti delle altre persone. Vorrei ricordare che questa inchiesta riguarda una miriade di persone, 20-30 persone. Di cui Cosentino è parlamentare, gli altri no. Allora, quando dicono il processo va avanti lo stesso, il processo andava e va avanti lo stesso, sia nei confronti di Cosentino che nei confronti degli altri. Gli altri, se sono andati in galera, non è perché non andava avanti il processo, è perché mentre andava avanti il processo si è innestato uno o tutte e tre quelle particolarità, o il pericolo di inquinamento probatorio, o la pericolosità sociale o il pericolo di fuga, che sono le tre ragioni per cui, una delle tre ragioni per cui si può privare della libertà personale qualcuno. In relazione al primo ordine di cattura, io lo chiamo ancora ordine di cattura, dell'ordinanza di misura cautelare nei confronti di Cosentino, quella del 2009, due volte la Cassazione, fino alla Cassazione sono arrivate, per due volte lo ha pure confermato. Quindi vale a dire che le valutazioni in ordine alla pericolosità sociale, al pericolo di Erano già inquinamento state probatorio, fatte a tutti i livelli, lei non solo dice. a tutti i livelli, ma da chi è deputato dalla Costituzione a Ha farle. capito la russa Allora, qual è il punto? Beh, no, Invece, mi in meraviglio questo che abbia la laurea caso. in giurisprudenza, Di Pietro. Mi meraviglio molto che dica queste cose. Guarda, la Mi prego di meraviglio no. molto, Antonio. No, A te ti mi meraviglierà, meraviglio. ma io posso capirlo. Mi Tu meraviglio, mi oggi ti sei meraviglio. comportato né più né meno come Mi quello che meraviglio. ha rinunciato No, no, no. a riflettere, a pensare, a rispettare No, la non è legge vero. per Non è difendere vero. Esattamente. un Vabbè, tuo dico collega, dopo. capisci? Sì, Io va credo che in un bene, paese normale oggi dice una bisognava sciocchezza. consegnare Cosentino alla magistratura affinché facesse il suo corso. Oggi il Parlamento ha perso la dignità morale, etica e politica di Ma stare lì. Per smettila. questa ragione io ritengo che bisogna impegnarsi il più possibile, anche nelle piazze, per andare al più presto alle elezioni, perché questo Parlamento di nominati è un Parlamento che non ha più la ragione per stare lì, proprio perché sta lì violando la Costituzione e facendo gli interessi della casta. La russa, Berlusconi che comanda? Berlusconi è il presidente del Popolo della Libertà, non è il presidente del Consiglio, quindi non so cosa vuol dire comanda. Sicuramente ha un ruolo di guida nel mio partito e noi ne siamo molto contenti. Volevo rispondere a Di Pietro pacatamente e veramente senza particolare polemica. Ho detto Oh. che mi stupisco c'ho sempre quest'eco, se lo potete togliere, mi stupisco molto La della stiamo un po' valutazione di Di boicottando Pietro, per perché vendicarci. lui sa benissimo
che esiste all'articolo 68 della Costituzione. Non è che l'ha scritto Berlusconi, quello stesso articolo in base al quale non bisogna più abusarne di quell'articolo. Come dici? Non bisogna abusarne di quell'articolo. È l'abuso dell'articolo che oggi avete fatto. L'abuso strumentalmente per salvare dalla galera una persona che vi interessava. Allora, ecco, questa è un'altra sciocchezza. Perché? Certo, perché noi l'abbiamo usato, te lo dico io, non che è una sciocchezza. Non ti chiedo di confessare. Scusa Di Pietro, no, so che è un altro mestiere quello tuo in cui facevi... cercavi di far confessare tutti, adesso fai il parlamentare, sei un politico eletto da un partito in una, con una elezione in cui i cittadini non potevano bocciarti, in cui non potevano, la legge l'abbiamo rispettata. Se stai zitto un secondo, se me lo consenti, io ti dico il perché. Allora, tu sai benissimo che poco più di un mese fa, e non hai fatto queste considerazioni, il Parlamento ha impedito l'arresto, non ha dato l'autorizzazione all'arresto di un senatore del Partito Democratico, della sinistra. Non ho visto il tuo scandalo. Come non no? Ho visto lo scandalo. Tu hai votato per non dargli l'arresto, io ho votato per dargli l'arresto. Tu né io né tu abbiamo votato. I tuoi hanno capito? Io ho votato per dargli l'arresto. Che cosa dici? Il popolo della libertà, il popolo della libertà. Certo. Il popolo della libertà ha votato per impedire l'arresto del senatore tedesco, l'Italia dei Valori ha votato per l'arresto del senatore tedesco. Va bene, io non ho votato e tu non hai votato. Ma guarda, è inutile che voi sfottete me, piuttosto vi dovete vergognare del perché voi approfittate di questa situazione. No, io dico che lei non fa distinzioni, per rimanete vanno bene per tutti. Abbi pazienza, ma guarda, non è che io non faccio distinzione, la legge non dovrebbe fare distinzione. Purtroppo chi sta in Parlamento se ne frega della legge e sarà giusto come gli altri. E tu dovresti anche poi rifletterci. Buono! Ha finito la russa, ha finito. No, è come ho finito. Non allora finisca il concetto che poi andiamo in pubblicità. Solo Di Pietro. Appena cominciato lei. Neanche ancora. Formigli. Cioè, per dica, lei riesce. Allora, dica. Non sono soddisfatto nell'offendere me. Aspetti Di Pietro, che poi la russa, c'ha i peli. Il massimo è poter riesce. Offendere Di Pietro. E hanno risolto i problemi. Un attimo. Che stanno offendendo gli italiani. Un attimo, sentiamo la russa. Prego. Se lei riesce a non far approfittare Di Pietro del fatto che sono collegato da casa, io la ringrazio veramente molto. Beato te. Stavo dicendo che tutti sanno che non l'ha inventato né Berlusconi né il PDL, la norma della quale non abusiamo, la norma in base alla quale in tutto, lo ripeto, in tutta la storia repubblicana Di Pietro, con i partiti comunisti, con tutti. Aspetta. Solo in caso di reati di sangue è stato autorizzato l'arresto di un parlamentare. Perché? Lo ridico perché tu lo valuti serenamente. Perché un parlamentare, le tre condizioni che tu hai detto, le vive in maniera diversa. Se vuole fuggire, è già fuggito nel momento in cui è chiesto l'arresto. Se vuole inquinare la prova, nel tempo che c'è tra la richiesta e il voto, può inquinare tutte le prove che vuole. Bella si roba. Tratta quindi... Sì, è così. Bella si roba. Tratta, è una delle ragioni per cui, essendo prevista dalla Costituzione, il diritto del Parlamento di autorizzare o non autorizzare, non puoi pensare che non autorizzare. Ma non bisogna approfittarne di questo diritto, lo vuoi capire o no? Ma che vuol dire approfittare? Devi ma nel senso che se il magistrato dice guarda che questo Di Pietro, signore è accusato allora di contiguità con la camorra, sta inquinando le prove e lascia lavorare la magistratura in pace, ma non ti mettere in mezzo ogni volta, no. Lascialo fare a Berlusconi in mezzo questo. Ogni volta. Tu che venivi dalla destra. Allora, io faccio allora, applauso per, va bene. Vorrei che concludesse perché devo andare in pubblicità, onorevole La Russa. No, poi se vuole rimanere con noi ci fa piacere, ovviamente. Un secondo. Prego. Un secondo, no, la saluto dicendo una cosa. Vorrei che tutti sapessero e ricordassero che la votazione di oggi non ha, lo ripeto per la terza volta, non ha frenato di un solo millimetro l'azione dei magistrati. Noi non ci siamo divisi. Perché lo dici tu, lo dice il magistrato. Colpevolisti, stai buono. Non ci siamo divisi tra colpevolisti e innocentisti. Tutti innocentisti. Il processo continua. Buono stai, fai parlare gli altri. Quando senti però sta parlando da un bel po', la russa. Concluda. Frenate un millimetro il processo.
se vuoi fare demagogia, falla. Io credo che oggi il Parlamento ha difeso la Costituzione e la libertà. Grazie. Parlamento ha che, cosa gli fate, che cosa gli fate fare a Cosentino ora che non sarà più coordinatore del PDL? Sottosegretario. Perché Cosentino non si può toccare? Perché il silenzio di Cosentino, come dice Roberto Saviano, è d'oro. Di Pietro Gomez, perché Cosentino è un intoccabile? Me lo spiegate un po' meglio? Lo puoi spiegare, può spiegare ai telespettatori qual è la sua lettura? Io personalmente sono convinto che oggi hanno voluto salvare Cosentino, perché Cosentino rappresenta il partito, quello che comanda davvero. Oggi c'è stato un rapporto di, non dico di solo di contiguità o di omertà, come l'ha chiamato Saviano, ma di complicità della maggioranza parlamentare. Oggi hanno voluto con il loro voto garantire l'impunità a Cosentino, perché rimanendo non potendo procedere all'arresto la magistratura, Cosentino potrà continuare a inquinare, a essere pericoloso e quindi a diciamo così, mandare un messaggio forte e chiaro in quella realtà che è lui che comanda. E quindi il fatto grave è proprio questo, come diceva prima Gomez, come viene reclutata la classe politica. Io personalmente sono dell'idea che un Parlamento che si rispetta dovrebbe adottare queste regole. Primo, i condannati non debbono neanche poter essere candidati e se sono anche eletti decadono se sono condannati. Secondo, coloro che sono sotto processo non debbono poter assumere incarico di governo e se svolgono incarico di governo decadono d'ufficio, quindi senza bisogno che si dimette, fa finta di dimettersi. Due. Tre, se permette l'incompatibilità, chi fa il parlamentare dovrebbe fare solo il parlamentare, perché è una delle ragioni fondamentali, perché in Parlamento si fanno leggi che servono troppo spesso a chi sta all'interno del Parlamento, perché è in buona parte composta da indagati, imputati, i loro avvocati. Lei pensa che se fosse stato ammesso il referendum sarebbe stato meglio da questo punto di vista? Cioè lei pensa che un Cosentino più difficilmente in Parlamento se viene abrogata legge elettorale? Faccia capire. Per non stare in Parlamento queste persone bisogna che ci sia la possibilità, la cosiddetta non candidabilità di queste persone. Purtroppo il problema di fondo è che fino a quando c'è questa legge elettorale, credo che dovremmo aprire questo capitolo, questa legge elettorale su cui non è stata data la possibilità di fare un referendum, che è un atto di esercizio di democrazia diretta, questa legge elettorale permette a 5 persone 5, io, Bersani, Berlusconi, Bossi e Casini, di scegliere chi mandare in Parlamento. Se sei in buona fede, quando meno sbagli, perché non sei il padre eterno che spacchi la testa alla gente e puoi sapere esattamente com'è. Se sei in malafede, succede quel che è successo anche oggi, il 14 dicembre, cioè che mandi in Parlamento delle persone che si vendono il migliore offerente e che quindi sono disponibili a svendere la dignità del proprio ruolo e della propria funzione. Però posso, visto che so che poi lei anche lei dovrà andare via un po' prima, le voglio fare una domanda. Lei oggi ha detto che ci manca solo l'olio di ricino. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha respinto il quesito referendario, ha detto adesso ci manca soltanto l'olio di ricino, cioè siamo quasi al fascismo. Però la Corte Costituzionale, quando aveva bocciato il lodo Alfano, vi andava bene, non bisognava toccarla, era l'organo intangibile. Ribadisco anche non qui. C'è un'incoerenza in questo, non un po' esagerato. Ribadisco anche qui che io prendo atto della decisione della Corte Costituzionale. Il problema di fondo è questo. Non è mica tanto, ha detto. No, se permetti, noi stiamo chiedendo di fare un referendum che in una democrazia del 2000 dovrebbe essere possibile. Immaginare che non puoi fare neanche un referendum e non puoi neanche decidere come fare una legge elettorale, a me pare che sia una violenza inaudita. Dopodiché, per l'amore di Dio, sicuramente ci sarà una spiegazione cosiddetta logica, ma viva il Dio, 105, è vero o non è vero che 105 costituzionalisti di chiara fama l'altro ieri hanno sottoscritto un documento in cui dicevano che quel referendum si poteva fare? Qui allora questa interpretazione di legge, è possibile che sono 105 coglioni quei costituzionalisti? Allora è chiaro che la decisione è di tipo politico. Adesso, chiudo. L'ho detto io. Mi sembra di sentire Berlusconi, però, mi scusi. Perché Berlusconi usava la stessa obiezione quando... Ma fa finito.
Io l'ho detto io, che mi pare più una decisione politica che giuridica, è successa, avete visto il finimondo che è successo. Puoi vedere, puoi farti mandare le agenzie, lo ha detto anche Segni, lo ha detto Parisi, lo hanno detto altre 10.000 persone. Solo quando lo dice Di Pietro, finalmente mi posso sfogare e posso prendermelo con qualcuno. La verità è molto semplice, che 15 giorni fa i giornali, e voi pure qua ne avete parlato, 15 giorni fa già l'avevano scritto, che la decisione politica era già stato scritto. Permettete a me, che faccio parte di quella categoria di persone che quest'estate, al mese di agosto, non è andato in ferie, ma ha raccolto 1.200.000 firme, di dire che diamo, girano le scatole. Ma almeno fateci fare un referendum. Polito, cosa ne pensa di quello che ha detto, delle parole usate da Di Pietro sulla Corte Costituzionale su questa sentenza? Penso che io litigai con La Russa in uno studio televisivo duramente la sera in cui bocciava la Consulta il lodo Alfano, perché La Russa usò argomenti, diciamo, insultanti nei confronti della Corte e anche del Capo dello Stato, non molto dissimili da quelli che ha usato oggi Di Pietro, non in questa trasmissione ma nella dichiarazione che ha provocato una reazione. Cioè, quando si fa politica bisogna accettare che ci sono le regole che sono fissate dalla legge, tra l'altro, in questo caso dalla suprema legge, dalla Carta Costituzionale, e che ci sia qualcuno che le interpreta. Di Pietro non contesterebbe mai a un collegio giudicante il diritto di interpretare la legge. La legge si interpreta sempre, perché la legge è scritta. Ho detto, ribadisco, prendo atto del risultato, punto e basta, non abbia il diritto di criticare. Io che ho raccolto 1.200.000 firme, non abbia il diritto di dire 105 costituzionalisti hanno sottoscritto un documento che hanno detto che è legittimo. Ma lei ha detto qualcosa di diverso, Di Pietro. 15 hanno detto che, allora io dico, è una decisione politica, non l'ho detto solo io, lo sa che ha detto pure Mario Segno un'ora fa? Guardi, lei ancora qui ha detto che... che 15 giorni fa hanno detto che è una decisione politica? Lei ha detto, e io ho ribadito, è una decisione politica, l'ha fatto. Lei ha detto 15 giorni fa i giornali già lo sapevano, ma io le dico di più. Quando avete cominciato la raccolta di firme c'è stato un sacco di gente sui giornali che ha detto che non saranno ammissibili, perché da sempre la Corte Costituzionale non accetta di far sparire una legge elettorale lasciando un vuoto, perché sbagliata, però. Se domani si va perché a votare, non è così. Capisce? Quindi questo si sapeva. Cioè, il problema lo possiamo spiegare solo ai telespettatori tecnici, che la Corte sostanzialmente, ma volgarizzo molto, ha bocciato il quesito perché a parere della Corte si sarebbe creato un vuoto legislativo, mentre i 105 costituzionalisti sostengono che poteva rientrare in vigore la legge precedente. Questa è la... No, diciamo, non, la... È così, non è così, sono due i quesiti. Noi abbiamo raccolto le firme su due quesiti. Un quesito che era l'abrogazione totale, e questo di quello che sta dicendo. Di questo stiamo parlando. C'era un secondo quesito invece che eliminava delle singole parti. Però torno a ripetere. E dice, questo secondo poteva essere accolto. Torno a ripetere. Io sto parlando, io quando ho detto siamo in una limitazione di democrazia, il fatto è oggettivo. Oggi c'è un governo non scelto da un Parlamento eletto dal popolo. C'è una maggioranza che non è quella eletta dal popolo. C'è quindi un... c'è stata una richiesta di referendum che non ci è stato permesso fare. Ci stanno 420.000 firme, non mie, di cittadini, che hanno chiesto l'abrogazione delle province. Mi spiega per quale ragione il Presidente della Camera non lo mette neanche all'ordine del giorno, Salvini, per farlo bocciare? Questo è giusto. Salvini? No? Questo è giusto. Lo mettesse all'ordine del giorno. Cosa voleva dire? Visto che no, sentire Di Pietro che dice che c'è un governo non eletto dal popolo, però l'ha votata lui la fiducia. A chi? La politica ha una scelta da fare, ce lo insegnava Paolo Borsellino, che diceva: mafia e politica sono due poteri che controllano lo stesso territorio. O si fanno la guerra o si mettono d'accordo. E in quel paese lì si mettono d'accordo. E se lei non fa, caro governatore, i nomi e i cognomi dei collusi, che se lei non conosce un governatore distratto, sostanzialmente non si mette d'accordo ma si volta dall'altra parte.